Mark Twain, uno degli autori più brillanti e pungenti della letteratura americana, ha saputo combinare umorismo e saggezza nelle sue osservazioni sulla vita e sulla natura umana. Ascolta alcune delle sue citazioni più riflessive e argute, che continuano a ispirare e divertire milioni di persone. La gentilezza è la lingua che il sordo ascolta e il cieco vede. Tra 20 anni sarai più dispiaciuto per le cose che non hai fatto che per quelle che hai fatto. Quindi, sciogli gli ormeggi, naviga lontano dal porto sicuro, cattura i venti delle opportunità nelle tue vele, esplora, sogna, scopri. Così divenni un giornalista. Ho odiato farlo, ma non ero riuscito a trovare un lavoro onesto. Non è saggio usare la morale nei giorni feriali. Così succede che poi la troviamo in disordine la domenica. Il fatto che l'uomo sappia distinguere il giusto dallo sbagliato prova la sua superiorità intellettuale sulle altre creature. Ma il fatto che egli possa agire in modo sbagliato prova la sua inferiorità morale rispetto a qualsiasi creatura che non può farlo. Dapprima Dio creò gli idioti per fare pratica, poi creò i consigli scolastici. Nessun uomo o donna sanno realmente cosa sia l'amore perfetto, fino a quando non sono stati sposati da un quarto di secolo. Se raccogliete un cane affamato e lo nutrite, non vi morderà. Ecco la differenza tra l'uomo ed il cane. L'unico modo di restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere quel che non piace e fare quello che si preferirebbe evitare. Tra credere e pensare di sapere vi è solo una breve distanza ed è rapidamente colmata. Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. Non è vero che i mariti, appena vedono una bella donna, dimenticano di essere sposati. Al contrario, proprio in quei momenti se lo ricordano dolorosamente. Fede è credere ciò che sai che non è così. Stai lontano da chi tenta di frenare le tue ambizioni. Le persone da poco lo fanno sempre, ma solo chi è veramente grande ti fa sentire che anche tu puoi diventare come lui. È più facile starne fuori che uscirne. La felicità non è una cosa in se stessa, è solo un contrasto con qualcosa che non è piacevole. E così, non appena la novità è finita e la forza del contrasto sbiadita, non c'è più felicità e devi trovare qualcosa di fresco. La santa passione dell'amicizia è di natura così dolce e salda e leale e duratura che durerà per tutta una vita, se non si chiede di prestare denaro. Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento. Supponiamo che tu sia un idiota e supponiamo che tu sia un membro del congresso, ma vi sto ripetendo. Se in paradiso non posso fumare sigari, non ci andrò. La storia della razza umana e l'esperienza individuale di ciascuno di noi sono completamente punteggiate dall'evidenza che una verità non è difficile da uccidere e che una menzogna ben detta è immortale.
L'uomo che è pessimista prima di avere 45 anni sa troppo. Se è un ottimista dopo, sa troppo poco. È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che la gente pensi che tu sia uno stupido, che aprirla e rimuovere ogni dubbio. Le buone maniere consistono nel nascondere quanto bene pensiamo di noi stessi e quanto male degli altri. Migliaia di uomini di genio vivono e muoiono senza essere scoperti, o da se stessi o dagli altri. Le parole affrettate fanno perdere le amicizie. Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia vero e invece non lo è. La peggior solitudine è non essere a proprio agio con te stesso. Mi sveglio e do l'opportunità alla giornata che mi sta dinanzi di essere la più bella della mia vita. Non puoi dipendere dai tuoi occhi quando la tua immaginazione è sfocata. Un banchiere è uno che ti presta il suo ombrello quando c'è il sole, ma lo rivuole indietro appena inizia a piovere. La coscienza non ha buon senso e ti si rivolta sempre contro, in qualunque caso. Se si mettono le cose nelle giuste proporzioni, è meglio essere un giovane scarabeo che un vecchio uccello del paradiso. Se dici sempre la verità, non hai bisogno di ricordare ogni cosa. Le rughe dovrebbero semplicemente indicare il posto dove erano i sorrisi. Dobbiamo essere grati perché esistono gli stupidi. Se non fosse per loro, il resto di noi non potrebbe avere successo. L'evoluzione è tutto. La pesca un tempo era una mandorla amara. Il cavolfiore non è che un cavolo che ha frequentato l'università. Escludendo quella naturale espressione di malvagità che tutti noi abbiamo, l'uomo sembrava abbastanza onesto. Possiamo ottenere l'approvazione degli altri se agiamo bene e ci mettiamo d'impegno nello scopo, ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più. La vita non consiste principalmente o anche in gran parte di fatti e avvenimenti. Consiste principalmente nella tempesta di pensieri che girano in continuazione nella testa di una persona. Tutto ciò di cui hai bisogno in questa vita è ignoranza e fiducia. Poi il successo è assicurato. Il rumore non prova nulla. A volte una gallina che non ha fatto che un uovo chioccia come se avesse fatto un asteroide. Preoccuparsi per qualcosa è come pagare interessi su un debito che non sei nemmeno certo di avere. Non abbandonare le tue illusioni. Quando se ne saranno andate, potrai anche continuare a esistere, ma avrai cessato di vivere. Dapprima Dio creò l'uomo, poi la donna. Dopo l'uomo gli fece pena e gli diede il tabacco. Un uomo che non legge buoni libri non ha alcun vantaggio rispetto a quello che non sa leggere. Di tutte le esperienze che vivi, prendi in considerazione soltanto la saggezza che contengono. Alcune persone pensano che l'onestà sia sempre la tattica migliore,
è una superstizione. A volte la mera impressione di onestà vale 6 volte tanto. Se fosse possibile incrociare l'uomo con il gatto, la razza umana ne uscirebbe migliorata, ma quella felina si deteriorerebbe. Se Cristo fosse qui, c'è una cosa che non vorrebbe mai essere: un cristiano. Fai attenzione quando leggi libri di medicina. Potresti morire per un errore di stampa. La religione consiste di un insieme di cose che l'uomo medio pensa di credere e vorrebbe che fossero vere. Parte del segreto del successo nella vita è mangiare ciò che ti piace e lasciare che il cibo se la sbrighi da solo quando è dentro. Ci vogliono il tuo nemico e il tuo amico insieme per colpirti al cuore. Il primo per calunniarti, il secondo per venirtelo a dire. Istruzione: ciò che rivela al saggio e nasconde allo stupido i limiti delle loro vaste conoscenze. Uno conosce le persone tramite il cuore, non con gli occhi o l'intelletto. Ci sono 3 cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Se è una donna che cambia rossetto, cambierà anche uomo. La verità è potente e prevarrà. Non vi è nulla da ridire su questo, solo che non è così. Mai rimandare a domani ciò che puoi fare benissimo dopodomani. L'apprezzamento è bene, il complimento è bene, ma l'affetto, quello è l'ultima e la più preziosa ricompensa che ogni uomo possa conquistarsi, sia col carattere che coi risultati. Cerchiamo di non essere troppo esigenti. È meglio possedere diamanti di seconda scelta che non possederne affatto. Fai ogni giorno qualcosa che non ti piace. Questa è la regola d'oro per abituarti a fare il tuo dovere senza fatica. L'uomo è una creatura fatta alla fine del lavoro di una settimana in cui Dio era stanco. Per indurre un uomo o un ragazzo a bramare qualcosa, bisogna soltanto far apparire quella cosa difficile a ottenersi. Quando hai bisogno di un amico, è troppo tardi per fartene uno. Un complimento è qualcosa che ti viene detto in faccia, ma che nessuno direbbe mai alle tue spalle. Il miglior modo per stare allegri è cercare di rallegrare qualcun altro. Il dolore può badare a se stesso, ma per capire il pieno valore della gioia bisogna avere qualcuno accanto con cui condividerla. L'uomo è pieno di contraddizioni. A casa sua esige di essere servito come in un albergo, e quando è in albergo si secca se tutto non è come a casa sua. Il genere umano dispone di una sola arma veramente efficace: la risata. Sono un democratico solo per principio, ma non per istinto. Nessuno lo è. Senza dubbio, alcuni dicono di esserlo, ma questo mondo è tristemente votato alla menzogna. Le nostre opinioni non fruttano davvero soddisfazione fino a che non le abbiamo espresse a qualcun altro.
Dimenticare e perdonare. Questo non è difficile se viene compreso correttamente. Significa dimenticare doveri scomodi, poi perdonare te stesso per aver dimenticato. Con una rigida pratica e una ferma determinazione, viene facile.